Massimo Battista presenta questa mattina la sua candidatura. Un cartello che vede il movimento classico Una città per cambiare dotarsi di altre due liste, Periferia al centro e Taranto città normale. Battista si pone come outsider rispetto ai grandi schieramenti in campo di centrosinistra e di centrodestra. Noi siamo per Taranto come città normale, ha dichiarato senza apparentamenti con chi oggi da destra a sinistra si reinventa in questa campagna elettorale. Siamo per la chiusura dell'Ilva, ha proseguito Battista senza se e senza ma e chiusura delle fonti inquinanti. Vogliamo ripartire, ha concluso, da una reale riconversione economica e sociale. Inoltre, attenzione alle periferie trascurate e abbandonate e ai giovani, le cui politiche in questi anni sono state del tutto trascurate. Orgoglioso e onorato di rappresentare la mia candidatura a sindaco di Taranto. A sostegno del candidato sindaco Massimo Battista ci sono tre liste che sosterranno la mia candidatura, sono Una città per cambiare, Periferia al centro e Taranto una città normale. Tantissimi amici hanno deciso di sostenermi in questi 4 anni e mezzo da consigliere comunale, se penso di aver dimostrato di essere una persona libera, che non deve rispondere e chiedere permesso assolutamente a nessuno, in particolar modo a chi decide le sorti di questo territorio. I vari segretari di Bari e Roma, che da oltre 30 anni decidono le sorti di questo territorio. Noi mettiamo al centro i cittadini di Taranto, infatti una lista a sostegno della mia candidatura è Taranto una città normale. Vogliamo che Taranto diventi una città normale, vogliamo immediatamente, qualora dovrebbe essere una cosa naturale, che la città di Taranto, i cittadini di Taranto votassero Massimo Battista, visto i presupposti che si stanno presentando alla cittadinanza, dove abbiamo visto tantissime candidature con un unico scopo, quello di continuare ad amministrare questa città in una maniera clientelare. Noi questo non accetteremo, oggi presenteremo anche una parte di squadra di giovani competenti e preparati che andranno a rappresentare con Massimo Battista questo territorio. Invece a me sembra che ancora una volta, sia da una parte che dall'altra, si pensa solo ed esclusivamente a un tornaconto personale. La cosa grave è anche ieri ho visto personaggi candidati alle scorse consigliature che non si sarebbero mai apparentati con il PD, ieri li ho visti a fianco uno vicino all'altro. Poi ho sentito parlare di carta dei valori e carta dei principi, mi dovrebbe spiegare qualcuno quando vedrà nelle liste che si andranno a presentare alla cittadinanza tutti quei personaggi che sono a processo nel comune di Taranto. Di cosa parleranno e cosa proporranno e quando parlano di carta dei principi vorrei che mi spiegassero cosa loro hanno in mente. E questi stessi personaggi che fino a 5 anni fa erano contro quei partiti che hanno ucciso questo territorio, non vorrei ritornare sempre sulle questioni ambientali perché non ho nulla da dimostrare, su quelle persone che hanno decretato la fine e la morte di questo territorio. Quella fabbrica si sta chiudendo da solo, basti pensare che ormai le persone che operano all'interno di quella fabbrica sono perennemente in cassa integrazione. Lo abbiamo sempre detto, quella fabbrica, oltre che si sta chiudendo da sola, va smantellata, bonificata, decontaminata con gli stessi lavoratori che sono delle maestranze che sono altamente specializzate. Continuare a parlare di decarbonizzazione. Siamo passati dalla famosa parola chiave ambientalizzazione a decarbonizzazione, parole messe lì sul piatto, parole che non stanno né in cielo né in terra, perché parlare di sacrificio dei cittadini di Taranto per i prossimi 10 anni, continuiamo a prendere in giro il territorio. Continuo a pensare che chi parla della grande industria non sa di che cosa sta parlando, perché quello è un ciclo integrale, noi continuiamo ad alimentare con i gasdotti le centrali elettriche. Chi parla di decarbonizzazione non sa di che cosa parla. Capisco che Emiliano ormai è arrivato, è quasi al termine, però io penso che, come ho fatto in questi anni, per rispetto verso i tarantini non posso prenderli in giro. Per me quella fabbrica si sta chiudendo e va chiusa. Noi dobbiamo pensare ad altro.